Salve, pace e bene a tutti. Ecco, vi salutiamo dal nostro centro studio RGA, Radio Giovani Arcobaleno, qui con sede nella nostra parrocchia Santa Maria di Loreto. Vogliamo incominciare questo percorso di riflettere, meditare sul Vangelo della domenica e in quest'oggi vogliamo incominciare con il Vangelo di questa 26 domenica del tempo ordinario, prossimo 30 settembre. Siamo al capitolo 9 di San Marco. Ricordiamo che in questo anno liturgico ci accompagna l'Evangelista Marco. E continuiamo con le sue dottrine, con i suoi insegnamenti. Ricordiamo, anche lui fa il percorso di insegnamento ai suoi discepoli, e giustamente in queste domeniche stiamo proprio a meditare la dottrina o i suoi insegnamenti ai suoi discepoli. Prossima domenica ci troveremo con un Vangelo che possiamo meditare e riflettere da tanti punti di vista, anche perché non è un Vangelo corto. Io mi voglio fermare su due elementi importanti del nostro Vangelo della prossima domenica. Anzitutto sulla prima parte, dove Gesù, per dire così, rimprovera a Giovanni il figlio del tuono, ricordiamolo, chiamato così da Gesù stesso, e lo rimprovera proprio perché Giovanni, dopo il suo rientro di andare intorno alle genti, intorno al lago della Galilea, a predicare alle genti, si è trovato con qualcuno che predicava, insegnava, guariva nel nome di Gesù. E lui dice a Gesù: questo lo abbiamo rimproverato, abbiamo cercato di impedirglielo perché non è uno dei nostri. Ecco, in questa prima parte Gesù in questo rimprovero che fa Giovanni, vediamo in modo chiaro che lui vuole far sapere a tutti, in quel momento a Giovanni, ma ci rappresenta a tutti, che chi insegna il bene, chi condivide il bene che alla fine è Dio stesso perché lui è la fonte di ogni bene, e non lo dobbiamo impedirlo a nessuno. Chi insegna, chi condivide, chi dà agli altri il bene di Dio e quanto Dio dà a ogni uomo, la fonte è Dio stesso. Anzi, Gesù stesso è un dono di Dio, un dono del Padre, è un dono a noi del Padre. E chi condivide il suo nome, la sua parola, il suo Vangelo, anche se non viene a formar parte proprio del gruppo ufficiale, diciamolo così, sta condividendo quello che Dio è per tutti e che vuole condividere con tutti. Il secondo elemento è quello di non essere pietra d'inciampo, ecco, di evitare sopra ogni cosa di scandalizzare, di essere motivo di scandalo, soprattutto per i più piccoli, dice Gesù. Ecco, questo è molto importante, senza dubbio. È un invito a tutti noi, suoi discepoli. Oggi per oggi essere cristiani e soprattutto essere chiamati cristiani davanti agli altri, possiamo dire che non siamo proprio l'esempio sulle nostre parole, nelle nostre azioni e tante volte nel come svolgiamo la nostra vita davanti agli altri. E questo è un impegno che dobbiamo prendere, penso, in questo tempo un po' più sul serio. Ricordiamo, le nostre parole, le nostre azioni sono già una testimonianza, sono già una predica, sono già un condividere il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Gesù che è Gesù stesso. Noi tante volte siamo preoccupati per i modi in cui
vogliamo far arrivare il Vangelo agli altri, ma in realtà basta la nostra vita, bastano le nostre parole, riempite dall'esempio di Gesù e da Gesù stesso, per poter così arricchire e condividere per bene quello che è il Vangelo nella sua verità e nel suo contenuto. Ecco, cari tutti, che il Signore ci aiuti perché in mezzo al mondo possiamo sempre condividere il bene che è Dio stesso con tutti coloro, con tutti gli uomini di buona volontà e con tutti coloro che vogliono in qualche modo far parte del progetto di Dio. E soprattutto che le nostre parole, le nostre azioni non siano mai l'esempio, un cattivo esempio o un motivo di scandalo per i più piccoli, soprattutto per quelli con una fede molto più debole. Grazie e buona domenica a tutti.